mettiamo, va. Presidente, la verità, no, i giovani non sanno un caso e non li fanno capire mai un caso, pure con i polizionari della libera. Chiedi che mi fidano non decidi te, i ragazzi a 13 anni scelgono il liceo, a 14 la droga perché c'è lo stimoli davvero un tipo di... Raptus è partito come un mixtape all'inizio nel 2015, perché io non avevo tanti... diciamo tante influenze e tante cose che avevo dentro di me e tanti stili che volevo tirare fuori, e quindi ho deciso di fare questo mixtape dove mi mettevo in gioco e sperimentavo un po' tutte quelle piccole cose, quei vari sound che volevo sperimentare, e quindi siamo arrivati alla fine al terzo capitolo nel 2019. Raptus è più inteso proprio come sta a rappresentare un po' la spontaneità con la quale ho sempre fatto musica, senza cercare di ragionarci troppo e pensare troppo. È un po' sta a rappresentare anche forse il mio modo di essere, a prescindere dalla musica. Il filo conduttore tra i tre singoli penso che sia la varietà, perché ogni progetto ha un'omogeneità che nel tempo poi ha acquistato sempre di più, però resta sempre vario, resta sempre un progetto che non vuole porsi dei limiti. I miei pezzi, è successo delle volte che mentre scrivevo usciva qualcosa di getto, e allora mi sono fermato un attimo, ho cominciato a dire e mi sono chiesto se era il caso di continuare verso... Devo dire che non mi sono mai autocensurato, però qualche volta magari ho modificato, devo dire che in camera mia quando scrivo posso essere molto crudo, forse fin troppo per il grande pubblico. Abbiamo fame. Questi fanno tipo zitto, sono ricco, ma ho guardato le cinco, questo grito, voglio solo fare cinco. Allora, una top 3 dei miei pezzi che farei ascoltare a chi non mi conosce. Inevitabilmente forse Gli occhi della tigre, poi un altro pezzo che si chiama Stare qui, e il terzo facciamo a libera interpretazione, dai. E questo è il mio primo in-store tour, e tra l'altro non ho mai girato molto l'Italia, ho finito da poco, a febbraio, il mio primo vero tour live, più o meno nei club però, e quindi sto iniziando adesso a fare un po' abitudine con tutta questa gente, anche non nella mia città, che stravede per me, per la mia musica, e comunque si ritrova nel mio immaginario. Quindi comunque vederli sempre così tanto per me è una grande soddisfazione, ho lavorato tantissimo insieme al mio team per raggiungere un traguardo come questo, e adesso voglio far sì che questo diventi, che questo sia solo l'inizio. Io l'ascolto e non aspetto, no no no, prendo quello che mi spetta, no no no, vedo un mostro nello specchio, sembra uguale a me. Bella raga. Ci vediamo su tutti i miei social e live, inizia il nostro tour da metà aprile in poi 2019, non ci fermeremo più, quindi saremo in giro per tutta Italia. Un saluto a Dire Giovani, un bacio, Raptus. Non mi vede davanti quando dico se ne taglio la torre e ti dico mai, ho detto a quello, oggi mio mai.